studiato cinema, la figura di Pasinetti può risultare, anche se viene studiata comunque nell'università, una figura un po' distante, cioè che non viene troppo indagata. La domanda è come si può spiegare la figura di Pasinetti, molto rapido, veloce, proprio per dare anche il carattere, il volume vero di una figura di questo tipo? Allora, cosa può significare oggi Pasinetti? Diciamo che la tesi ritrovata in realtà fa capire come lui sia riuscito a rompere talmente le scatole a Padova presso un professore che si chiamava Fiocco, che alla fine questo, preso proprio esausto per sfinimento, ha accettato questa tesi. Poi quando è venuta fuori la tesi, è l'eco che la tesi, che peraltro non meritò nemmeno il 110 e lode, 104, sì, una cosa un po' così, come correlatore Manara Vanginigli, quindi due proprio legati solamente alle lettere, ecco, quando poi successe quello che successe, nel senso che Pasinetti è diventato famoso come scrittore, come appunto saggista, come regista e quant'altro, in realtà Fiocco ne menò tanto per tutto il resto della sua vita di aver fatto questa operazione, no? La discendenza Pasinetti è da parte di mamma di uno dei più grandi, delle più grandi famiglie, più importanti famiglie di vedutisti dell'Ottocento veneziano. Il padre invece, ecco dove viene fuori le operazioni, era chirurgo. Le due strade che in qualche modo in lui strigono apparentemente invece sono assolutamente normali, perché lui è cresciuto con l'arte ed è cresciuto con la medicina. Sì, come Pasinetti è il primo studente che ha fatto una tesi di laurea sul cinema, stiamo parlando del 1932. Sul cinema come atto culturale, perché il 80% della tesi è poi la base sulla quale lui ha costruito la storia del cinema, che anche in quel caso sarà la prima storia del cinema pubblicata in Italia così organizzata. Quello che pare incredibile, ma è così perché appunti ce ne sono pochissimi, al di là dell'incendio, allora torniamo all'incendio dove viene distrutto tutto, comprese le collezioni, è sopravvissuto molto poco della Casa Veneziana, quello che era in magazzino, e solo due anni fa è venuto fuori ad esempio le sceneggiature originali del Canale degli Angeli, che è l'unico lungometraggio che ha fatto. E a Roma lui abitava in via di Villa Massimi 19, 20, una cosa così, con il cognato che si chiamava Michelangelo Antonioni. Avevano sposato due sorelle. Quando lui è morto improvvisamente, Antonioni è rimasto lì. Antonioni gli affidò a Carlo Di Carlo, si è ricordato di avere sta roba e ha portato nella Cineteca Nazionale le bobine. Mentre il resto, ahimè, qualcuno li ha cooperati a Porta Portese. Quando Chiarini ha fondato nel 1936 il centro, Pasinetti, che aveva appena fatto il Canale degli Angeli, che non riusciva, non aveva funzionato, quindi in realtà lui sperava, facendo addirittura il produttore di se stesso, di continuare poi tutto a fare il cinema, invece si era fermato tutto, ha scritto a Chiarini: se vuoi vengo a fare il professore. Lui era dell'11, nel 36, fate un po' di conti, e Chiarini ha resistito solo un anno perché l'anno poi l'ha chiamato. Quindi lui ha cominciato a fare il professore a 26 anni. Secondo me è stato orecchiato, quasi detto, non è stato studiato. Si tornava fuori con delle cose, e difatti la storia del cinema è stata ristampata da Marsilio qualche anno fa, però i veri e propri approfondimenti, a mio avviso, non sono mai stati fatti. Pasinetti, stiamo parlando sempre del anno intorno al 32, comunque un anno fondamentale dove si è laureato, c'è stata la prima mostra del cinema, cioè, intenda sempre il mezzo cinematografico come strumento di formazione e di divulgazione di sapere. Si è sempre legato comunque quest'idea di proprio cinema come proprio divulgazione e formazione anche culturale delle persone. E il Cineclub è un modo non indifferente per appunto fare una formazione di questo tipo, no? Quando lui riesce finalmente ad arrivare a Roma, comincia a fare il professore e ricomincia a fare il regista con il Luce, c'è nel cofanetto, il primo film si chiama Sulle orme di Giacomo Leopardi. Facendo anche in quel caso doc fiction, vestendo con un po' di straccetti d'epoca, un po' di comparse, e lui ha cominciato a fare Hitchcock. Prima di Hitchcock. Difficile vederlo sulle orme di Giacomo Leopardi perché è vestito da frate. Dura sui piccioni appare alla Tati, appare di spalle, muovendo, forse dopo si può far vedere, muovendosi proprio. Cosa fa capire l'intelligenza, la sagacia, e soprattutto sembrava appunto così compassato, ma credo che una delle cose fondamentali della sua vita sia stato
l'ironia, che ha fatto il consulente del Giulio Cesare di Mankiewicz e mi raccontava quando andava in giro per il set a cavar via i beccanotti che c'erano sulle lapidi fatte dagli attrezzisti hollywoodiani. Prima, anzi, ha fatto La signora senza camelie con Antonioni, la sceneggiatura, e poi ha fatto Smog con Franco Rossi. Lui era dichiaratamente il leader. Cioè, fra i suoi coetanei, lui era riconosciuto sempre il capo. È interessante questo rapporto con i giovani, perché da questa frequentazione col Cineclub, con il Cinegoof, con il 21 e compagnia, vengono fuori i editoriali, certo, poi si convoglia, vengono fuori queste collaborazioni e queste amicizie a 360 gradi. Insomma. Però a Venezia, quando sarebbe stato da stabilizzare il cinevillaggio, ovvero la Cines trapiantata a Venezia, provare a fare la casa di produzione a Venezia stabili e la mostra del cinema, l'hanno fatto fuori. Abbiamo trovato anche i documenti in cui da parte del CNL o quelli che sono venuti fuori dopo c'era il non gradimento. E allora il compenso è stato, dato che invece Chiarini era stato epurato, almeno come posso, messo da parte se non epurato, ecco che allora gli hanno dato. E al centro lui aveva, sì, le persone di sempre.